Buongiorno, siamo al liceo Giorgione e incontriamo il nuovo dirigente scolastico, il professore Franco De Vincenzi. Perché questa iniziativa pasoliniana, Castelfranco Veneto? È perché quest'anno cade il quarantennale dell'omicidio di Pasolini e abbiamo pensato di organizzare delle giornate in ricordo della figura di questo grande uomo libero, poeta, scrittore, cineasta, un uomo che ha dato un contributo rilevante non solo all'arte, ma soprattutto alla coscienza responsabile di cittadini che tutti quanti noi dovremmo appunto ricordare di possedere, un maestro di vita, anzitutto Pasolini, più che un grande artista, che ha saputo interpretare il senso della sua epoca, anche anticipando tutta una serie di vicissitudini che poi si saranno realizzate negli anni a venire. Immaginiamo ad esempio la critica che ha fatto a un certo consumismo, la critica fatta alla televisione, all'omologazione della televisione. E soprattutto la sua attenzione agli ultimi, alle periferie, e la cosa che io sottolineerei maggiormente è che verrà sicuramente messa in evidenza in queste giornate pasoliniane, sia nella proiezione dei film, nella lettura dei film che verrà fatta seguire da interpreti di spessore, ma anche nelle stesse conferenze che presenteranno il pensiero e l'arte di questo grande.